Si chiama Anfitrione, il primo spettacolo della quinta edizione della rassegna L'essere umano a cura di Artenauta. Anfitrione andrà in scena al Teatro Diana di Nocera Inferiore domani sera. Abbiamo incontrato il direttore artistico Simona Tortora e Giuseppe Citarella, che durante le prove hanno parlato di questo spettacolo scritto e diretto da Teresa Ludovico, che ha quale tema l'inganno eterno e contemporaneo. Sei attori e un musicista in scena per mettere insieme passato, presente, luci ed ombre, realtà e finzione. Siamo arrivati alla quinta edizione della rassegna teatrale a cura di Artenauta Teatro L'essere l'umano. Come ogni anno questa rassegna cerca di portare in scena delle scritture drammaturgiche nuove, di ricerca e anche magari di portare in scena dei classici, ma se lo sono è perché sono rivisitati in maniera contemporanea da delle giovani autrici o registi. Quest'anno questa rassegna per la prima volta da quando esiste nelle sue edizioni mi sono sentita di doverla dedicare a un imprenditore di Pagani che purtroppo non è più con noi, che è Alfonso Di Natale. Il perché è perché Alfonso era una persona che io posso definire luminosa, di quelle che hanno sempre creduto nell'importanza dell'arte e dello sport come valvola di sfogo soprattutto per i giovani all'interno dei nostri contesti cittadini. Era un uomo generoso e la sua generosità l'ha sempre non fatta trapelare, ma ho sentito l'istinto di voler fare questa piccola cosa per lui come ringraziamento. Apriamo la rassegna con Anfitrione, una riscrittura di Teresa Ludovico che stravolge senza però mantenendo diciamo, il significato dell'opera, quello autentico. Uno spettacolo che rientra un po' anche nella commedia, rivista però in una chiave anche un po' gomorristica, cioè lei fa una riscrittura e la pone in questa chiave un po' malandrina. Poi avremo il 15 marzo le anime, l'archivio delle anime di Amleto, il 12 aprile avremo Nunzia Schiano, la famosa mamma di Siani, nel film Benvenuti a Sud, nello spettacolo Ranavuottoli, una produzione dei Teatri Associati di Napoli. 10 maggio, maggio è il mese diciamo di Artenauta, delle produzioni di Artenauta, 10 maggio Napoli atto unico per la drammaturgia e regia di Antonello Ronga, un viaggio nella napoletanità, nella tradizione, nella cultura di Napoli, attraverso i testi di Edoardo De Filippo. E infine Cantare alle ossa, uno spettacolo per la regia e drammaturgia di Simona Tortora che ha preso dei testi di Mariangela Quartieri ma anche di altri autori e li ha messi insieme per creare una performance poetica e sarà l'ultimo spettacolo che chiuderà la rassegna, a cui vi invitiamo calorosamente a venire a vedere perché veramente ne vale la pena.